Sospensione a quadrilatero. Ce ne sono principalmente di due versioni: l'attacco alto, quindi quadrilatero alto, e il quadrilatero ad attacco basso, qua sotto, ok? Andiamo a vedere il quadrilatero da che cosa si differenzia rispetto al MacPherson. Come hai visto nel video precedente, il MacPherson ha la sospensione che è collegata direttamente al perno fuso, che è questo qua, dove poi ci va attaccato il cuscinetto, e qua c'è la tua bella ruota, che fa anche da sterzo, no? Questo qua, qui c'è il perno dove fulcra e gira tutto. Questo qua c'è il nostro braccio oscillante classico e qua c'è la sospensione. Quindi quando tu prendi la buca, l'avvallamento, tutto questo si sposta verso l'alto, si comprime l'ammortizzatore e tutto è questo qua il sistema. Dov'è il piccolo difetto? Che tutta la struttura è quello più usato, tanto per dire. Questo qua, il MacPherson, è il più utilizzato per i costi, per la semplicità, per gli ingombri, per i pesi. Il problema è che la struttura della sospensione deve reggere tutto il peso della macchina, quindi quando affronti una curva, questi punti qua, questo punto qua è quello che tende a flettere di più, ok? È più critico. Il sistema invece a quadrilatero ti garantisce una stabilità superiore, tant'è che viene utilizzato soprattutto sulle macchine più sportive o macchine molto pesanti, molto grosse. Come puoi vedere, è ingabbiato nella parte sotto, nella parte alta, e c'è una struttura che è collegata, qui c'è il telaio della nostra macchina, è collegata al telaio della macchina. Il semiasse passa in mezzo, qui c'è sempre la nostra bella ruota. La sospensione è leggermente traslata o leggermente avanti o leggermente indietro a seconda poi del costruttore. Invece nel sistema MacPherson il semiasse passa proprio al centro perché in mezzo qua non c'è niente rispetto al quadrilatero, no? Vedi che la sospensione è attaccata qua e quindi può dar fastidio al semiasse, mentre invece il MacPherson non ha nessun ingombro. Poi c'è il quadrilatero alto, qui Alfa col suo disegno particolare ha realizzato un sistema che diciamo è il migliore, è un sistema Alfa Romeo. Praticamente come hanno fatto? Hanno il perno fuso che è questo qua, ok? L'hanno allungato, vedi qua c'è il disegno della ruota, ok? Questo qua c'è il perno fuso qua dove fulcra. Questa parte qua, anziché farla finire qua, far partire l'altro braccio, vedi? E legarlo qua, gli hanno fatto questa staffa, questa forcella che viene fino all'alto e l'hanno ingabbiato nella parte alta della sospensione. In questo modo riescono a tenere dal telaio basso allo chassis della macchina un ingombro ridotto e ti garantisce di recuperare e di non avere perdite negli angoli caratteristici quando la sospensione viene compressa, cosa che avviene col sistema MacPherson classico, che quando si comprime tutti gli angoli caratteristici della vettura vengono persi, vengono modificati. Il sistema, quadrilatero alto o basso garantisce questa funzione. Questo è tutto per il sistema quadrilatero. Se vuoi approfondire il discorso, per me è un piacere, scrivimelo qua sotto. Ah, se ti fa piacere, metti un like alla pagina e condividi con i tuoi amici. Ciao, alla prossima, da Emanuele Sabatino.